Mercoledì 26 agosto, bentrovati con l'informazione di Cilento Channel. È di pochi istanti fa il comunicato stampa del primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, che comunica di un caso positivo al Covid-19 di una persona di passaggio nella cittadina agropolese. L'ASL mi ha comunicato di un caso positivo al coronavirus di una persona di passaggio per Agropoli, pare sia stata nei giorni scorsi in vacanza nella città di Agropoli e poi ha fatto ritorno nel suo luogo di residenza, ricostruita come di consueto la catena dei contatti. Questa include anche alcuni nostri concittadini, sottolinea il sindaco, che sono stati immediatamente posti in quarantena in attesa di conoscere l'esito dei tamponi già prelevati, fa sapere il sindaco Adamo Coppola. Continuiamo con le notizie, ancora falsi positivi dopo tamponi di verifica, mentre un nuovo contagio nel comune di Ceraso. Vediamo il servizio. Dopo la notizia della negatività dei due tamponi di verifica per il 53enne di Ogliastro Cilento, dopo la positività riscontrata al virus dal primo tampone prelevato presso l'ospedale civile di Agropoli, arriva anche per il caso di Castelnuovo Cilento, risultato positivo al primo tampone qualche giorno fa, un'anomala situazione. Negativi, infatti, i due tamponi di controllo effettuati dall'ASL alle due persone in isolamento obbligatorio venuti dall'estero dove lavorano. Questa è la comunicazione del primo cittadino di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida. Situazione diversa invece nel comune di Ceraso, dove nella giornata di ieri sono saliti a 5 i contagi da coronavirus. Purtroppo un altro cittadino di Ceraso è risultato positivo al Covid. Era già in quarantena e si stanno ricostruendo i contatti dell'ultimo periodo. Gli altri tamponi hanno dato per fortuna esito negativo, a dichiararlo il sindaco Gennaro Maione. Intanto il numero dei contagi in Regione Campania continua a salire, ieri 138 i casi positivi accertati, molti di questi però non presentano sintomi e sono in grande maggioranza giovani ragazzi e ragazze. 8 nuovi casi di Covid in provincia di Salerno per il capoluogo, il punto della situazione con il sindaco Vincenzo Napoli. Ascoltiamo la nostra corrispondente da Salerno. Ci sono 8 nuovi casi positivi in provincia di Salerno, 5 dei quali sono stati registrati nel comune di Eboli. Si tratta di extracomunitari che lavorano in un'azienda del posto. Il bollettino diramato dall'ASL parla poi di un nuovo caso a Scafati, uno a Campigliano per la precisione di San Cipriano Picentino ed uno a Bellizzi. Si tratta in questi ultimi 3 casi di rientri dalle vacanze in Sardegna. Per quanto riguarda la città capoluogo, il comune di Salerno, il sindaco questa mattina ha incontrato la stampa per fare un punto della situazione. Dal 30 giugno, ha detto il primo cittadino Vincenzo Napoli, sono stati registrati nel comune di Salerno 60 contagi, il 50% dei quali risulta guarito. Dopo il 13 agosto ci sono stati nuovi 23 contagi, 4 dei quali provenienti da altre località. Un dato per certi versi tranquillizzante, ha detto il sindaco, che ha continuato a sostenere la necessità di attenersi a comportamenti corretti. Il primo cittadino è intervenuto anche sulle condizioni di salute di Loffredo, rispondendo ancora una volta all'attacco fake ricevuto dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro, definendo incivile quanto fatto ieri nell'ambito della campagna elettorale. Sindaco, innanzitutto come sta l'assessore Loffredo? Credo bene, l'ho sentito più volte per dargli la mia amicizia, la mia solidarietà, ma per confortarlo e per rendermi conto delle cose come stanno. Lui ha smentito categoricamente la fake news che è comparsa ad opera di un politico, circa una sua visita a Palinuro, cosa che lui ha categoricamente smentito, dicendo che è una persona responsabile, noi gli riconosciamo questa capacità e questa responsabilità, e si è chiuso in casa non appena ha avuto l'esito del tampone. E sta lì, agli arresti domiciliari, sperando che guarisca presto e bene, insomma. E non sono stati risparmiati neanche colpi a Matteo Salvini, il cui arrivo è atteso domani a Salerno. Sentivo dire, chi me lo diceva, che andrai all'ospedale? Perfetto. Esiste una direttiva di un anno fa del Presidente De Luca che dà precise disposizioni per quanto riguarda gli ingressi negli ospedali. I politici naturalmente svolgono una funzione, hanno il diritto di verificare, di rendersi conto, però lo devono fare seguendo una
un comportamento da un lato civile e dall'altro istituzionale, che prevede semplicemente questo: negli ospedali non si va in giro a fare visite propagandistiche, ma si chiede un appuntamento al direttore generale dell'azienda e si chiede di essere incontrati, e il direttore generale dell'azienda potrà dare tutte le spiegazioni che verranno richieste, dovrà dare tutte le spiegazioni che verranno richieste. Mi sembrerebbe sconcertante che nelle corsie dell'ospedale o nei piazzali ci fossero dei turisti che vanno in giro per farsi propaganda e per già scimolare qualche voto sulle disgrazie altrui. Quindi io credo che questa direttiva dovrà essere rispettata da Salvini o da chiunque altri, e dovrà essere un comportamento di civiltà che dovrà essere fatto valere con assoluta fermezza. Salvini viene a Salerno, viene a fare il suo tour elettorale, siamo in campagna elettorale, ci mancherebbe altro, ma sarà anche l'occasione per chiedere e cercare di farsi spiegare perché in Campania lui ritiene di poter avere voce, dopo quanto ci ha vomitato addosso nei tempi recenti e meno recenti, e dovrà spiegare tante altre cose. Invece di sindacare le giuste determinazioni assunte dalla Regione Campania per quanto riguarda la prevenzione del Covid e quant'altro, magari ci darà anche qualche dritta e qualche novità sui 49 milioni, quant'erano, da restituire in 80 anni. Vorremmo sapere un estratto conto, no? Sapere come stanno le cose. Ritorniamo su Agropoli. Amaro risveglio questa mattina per la cittadina, furti alla fauna del parco fluviale Testene, scomparse 15 anatre ed un esemplare di Germano Reale. Vediamo. C'è indignazione fra i cittadini per quanto accaduto durante la notte al Parco Fluviale Testene, da poco riqualificato grazie all'impegno dell'ambientalista agropolese Gerardo Scotti e della NITA e con il patrocinio del comune di Agropoli. L'amara sorpresa per Gerardo Scotti, che gestisce l'area ormai diventata un'attrazione per famiglie e bambini, è arrivata questa mattina al suo arrivo, colpita gravemente la fauna del Testene con il furto di 15 esemplari di anatre e di un Germano Reale. Scotti, nella giornata di ieri, aveva notato tre soggetti che osservavano la zona con fare sospetto, scambiando informazioni tra di loro, ma purtroppo l'amministrazione non ha ancora provveduto a installare nell'area la videosorveglianza. Dopo questo accaduto, però, il sindaco Adamo Coppola ha dato il nulla osta per l'installazione di 30 telecamere lungo tutto il fiume. Il progetto per la videosorveglianza sarà definito entro la settimana prossima ed in seguito reso effettivo. Intanto Gerardo Scotti installerà delle fototrappole nell'area in attesa delle telecamere. L'ambientalista inoltre ha anche ritrovato un altro esemplare di Germano Reale morto, ma in questo caso si è trattato di un attacco di una nutria e quindi di un altro problema che Scotti aveva chiesto di risolvere con una derattizzazione ancora non effettuata però da chi di dovere. Sui social tanta la rabbia della cittadinanza agropolese, che ha condannato questa profanazione della natura e questa inciviltà in modo assoluto. Tanti anche i messaggi di supporto arrivati a Gerardo Scotti, che nei suoi interventi sui social ha dichiarato di essere molto deluso per questa brutta vicenda. Per chiunque volesse sostenere l'iniziativa di Gerardo e contribuire alla riqualificazione del parco fluviale Testene o semplicemente contribuire all'acquisto di mangime per le anatre, può farlo con delle donazioni libere rivolgendosi al numero 331 7305 767. Presso il parco fluviale del Testene è bene ricordare che è vietata qualsiasi tipo di pesca o caccia, non si può catturare nessun animale o insetto presente, neanche una libellula. Inoltre il fiume è un bene di tutti ed è dovere di ogni cittadino preservarlo, difenderlo e custodirlo, perché esso è una risorsa unica. Ci fermiamo a pochi istanti per dare spazio alla pubblicità. Restate sintonizzati, a tra poco. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24.
Centro polifunzionale Elysium, piscina semi-olimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. L'estate addosso con il gruppo Riflessi. Abbigliamento donna dai teenager alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria. Profumeria fornitissima delle più grandi firme. Via Mattine Agropoli. Gruppo Riflessi, l'estate addosso. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è la più grande area protetta d'Italia con 28 siti di interesse comunitario, 8 zone di protezione speciale, 1800 specie di piante spontanee autoctone, 63 specie animali di interesse comunitario, 191.000 ettari di area protetta. Accendi l'estate, non giocare col fuoco. Non accendere falò. Non gettare mai mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi. Non bruciare le stoppie o altri residui agricoli. Non abbandonare rifiuti, potrebbero attivare la combustione. Non parcheggiare in zone ricoperte di erba secca. Se avvisti un incendio, chiama subito il numero verde 800 44 9911 o l'1515. Accendi l'estate, non giocare col fuoco. Un'esperienza tra cielo e mare, tra storia e leggenda. Cilento, l'eternità in un momento.
Ben ritrovati, seconda parte del TG Estate di Cilento Channel. Questa mattina visita a Salerno del leader della Lega Matteo Salvini presso il Covid Hospital Salernitano. Sentiamo. Un imponente servizio d'ordine ha accolto questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini, che ha avviato presso l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno la seconda fase della tappa nel comune capoluogo. Dopo la presentazione dei candidati alle regionali avvenuta ieri al Grand Hotel, il leader del Carroccio ha voluto compiere un sopralluogo presso il Covid Hospital di Salerno che, come denunciato anche dal consigliere comunale e provinciale Dante Santoro, oggi candidato proprio nella lista della Lega, non è mai stato aperto per la mancanza di collaudo. Salvini ha ceduto la parola proprio a Santoro per dargli merito del lavoro di denuncia svolto. Perché questi prefabbricati costati milioni di euro ai cittadini campani ancora oggi non sono utilizzabili. Addirittura si parla, Matteo, di 18 milioni di euro per tre tendopoli che sono ospedali fantasma, di cui due inutilizzabili, perché la ditta ci ha detto che non è collaudato. Quindi qui, qualora ci fossero dei casi, non potrebbero essere ospitati. Noi l'abbiamo denunciato, vogliamo sapere come sono stati spesi i soldi dei cittadini e come si affronterebbe l'emergenza qualora l'avessimo, visto che questi ospedali fantasma non possono ospitare nessuno, nel frattempo si è arricchito un privato e abbiamo ospedali chiusi da questo governo regionale, inutilizzabili. L'intervento di Salvini, conteso tra chi voleva fare selfie ma anche qualche contestatore, si è concentrato proprio sulla manovra sanitaria e quanto resta da fare in campagna, a partire dal ripristino della meritocrazia. Un conto è fare il simpatico su Facebook, un conto è scherzare con cattivo gusto sulla pelle e sulla salute dei campani e dei salernitani, anche perché qua, a differenza di altre città, penso a Milano, dove un ospedale d'emergenza è stato allestito con fondi privati, quindi con donazioni dei privati, questi sono denari pubblici, sono soldi dei salernitani, sono soldi dei campani sbattuti via, e quindi mi auguro che ci sia qualcuno in qualche procura che vada fino in fondo per capire se qualcuno ci ha guadagnato, come ci ha guadagnato, e se sono state rispettate tutte le norme. Detto questo, ultima riflessione, solo negli ultimi anni i numeri dicono che dalla campagna più di 50.000 donne e uomini hanno dovuto prendere il treno o l'aereo per farsi curare negli ospedali di altre città e per farsi operare negli ospedali di altre città, quindi è irrispettoso nei confronti dei campani. Spero che il 20 e il 21 settembre il cambiamento passi anche attraverso una visione più concreta, più moderna, più rispettosa della sanità, sia pubblica che privata. Luca ha sempre detto che questi ospedali sarebbero nati per una seconda emergenza, quella anche che si aspetta a ottobre. Quello che sta succedendo di nuovi casi potrebbe però dargli ragione, non lo pensa? Sì, però se non lo puoi usare, se non hai collaudo, se non ci puoi ricoverare eventuali pazienti. Ma come cosa pensa della sua gestione dell'emergenza Covid? No, non commento, non sta a me. Io ringrazio i campani e gli italiani in generale perché hanno dimostrato rispetto, buonsenso, generosità, solidarietà, però non ti puoi approfittare di questa generosità, ripeto, da Caserta a Salerno, passando per Napoli, chiudendo, disfacendo la sanità. Uscendo al termine del sopralluogo non è stato consentito l'ingresso ai giornalisti, è stato lo stesso Salvini a raccontare che il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha negato l'ingresso presso la struttura. Esiste infatti un regolamento regionale voluto dal presidente De Luca che vieta l'utilizzo a fini politici di visite nelle strutture sanitarie. Il generale molto gentilmente ci ha detto: voi qua non entrate, è suolo pubblico, ospedale pubblico, soldi pubblici, università pubblica. Noi siamo andati senza la sua sgradevole compagnia a documentare come sono stati buttati via milioni di euro dei contribuenti campani. La differenza con l'ospedale da campo costruito in Fiera Milano è totale, perché di là sono tutti soldi privati con una struttura inaugurata che ha ospitato medici, infermieri e pazienti.
E questo pomeriggio Matteo Salvini farà tappa nella città di Agropoli presso la località Trentova alle ore 18. Il tour poi proseguirà a Sapri in piazza San Giovanni alle ore 21, dove si terrà il comizio del leader della Lega. Ci spostiamo a Castellabate, di servizi nel settore idrico da parte di Consac. Maurano, consigliere comunale di opposizione, dichiara una società totalmente inadeguata per gestire il nostro comune. I dettagli nel servizio. In questi giorni si susseguono incessantemente notizie di disservizi nel settore idrico integrato del comune di Castellabate. A rendere noto quanto segue il consigliere di opposizione del comune di Castellabate, Luigi Maurano. Continue interruzioni di acqua che interessano l'intero territorio, tutte mancanze inaccettabili, ingiustificabili e insopportabili per un comune turistico dove i servizi dovrebbero essere efficienti proprio in questo periodo dell'anno. Come si può pensare di puntare ad un turismo di eccellenza, di qualità, se non si garantiscono i servizi minimi ed essenziali di civiltà? E guardate che il passaparola tra gli ospiti che vivono queste situazioni è lo strumento più efficace, in questo caso, deleterio per il nostro territorio, sottolinea il consigliere. E la Consac ha peggiorato di molto la situazione. Una società totalmente inadeguata per gestire il nostro comune, una società che pretende il pagamento di bollette assurde e poi non garantisce neanche l'essenziale, continua Maurano. A Castellabate si arriva a pagare l'acqua 2,10 euro a metro cubo. Proprio per questo motivo non dovrebbe mancare neanche un minuto, neanche per sbaglio. La nostra battaglia per mandare via questa società è fondata su evidenze incontrovertibili. Ma la Consac non è piovuta dal cielo. La Consac è stata scelta, voluta e confermata dall'amministrazione Spinelli, dall'intera maggioranza consiliare. Questa vergogna, conclude il consigliere d'opposizione Luigi Maurano, ha dei nomi e dei cognomi ben noti, gli stessi che si propongono per altri ruoli istituzionali e che si elogiano a vicenda con post melodrammatici. I componenti della maggioranza 4 anni fa si candidarono con lo slogan Castellabate che cresce. A consuntivo possiamo dire, senza paura di essere smentiti e con dati alla mano, che ad essere cresciute sono solo le tasse e i disservizi. E ritorniamo nella città di Salerno per il liceo Alfano, ipotesi centro sociale per nuove aule. Ci spiega tutto nel servizio la nostra corrispondente. Sentiamo. È alla ricerca di nuovi spazi per i suoi 1350 studenti la dirigente scolastica del liceo Alfano I Elisabetta Barone, che questa mattina ha compiuto un sopralluogo presso il centro sociale di Salerno per valutare con Mena Arcieri, la presidente della Salerno Solidale, la società che ha in gestione la struttura, l'opportunità o meno di poter utilizzare gli ampi saloni del centro sociale, come per esempio la sala teatro, al fine di offrire ulteriori locali ai suoi studenti. La scuola in questo momento è in agitazione per un braccio di ferro con il vicino istituto comprensivo Quasimodo. Oggi davanti al liceo era in programma un presidio di protesta dei docenti e degli studenti, che però non è stato autorizzato. Nel frattempo la preside Barone ha continuato il suo lavoro di ricerca di spazi in vista dell'avvio dell'anno scolastico in programma al netto di possibili proroghe il 14 settembre. La scuola aveva già bisogno di spazi lo scorso anno quando, in assenza delle regole del distanziamento e delle norme anti-Covid, aveva già ottenuto di utilizzare 4 aule del vicino istituto comprensivo, che però alla scadenza del prestito se n'è riappropriato senza aspettare un'altra possibile intesa. La dirigente scolastica è preoccupata in modo particolare per gli studenti che si muovono con l'ausilio di carrozzine e che hanno quindi bisogno di frequentare aule al piano terra. In realtà sono diversi anni che il liceo Alfano I soffre di carenza di aule, e nonostante una politica di contenimento attuata in questi anni, il liceo è comunque abitato attualmente da quasi 1350 studenti su 58 classi, delle quali 5 ubicate presso l'Istituto Galilei, e 4 classi erano allocate in 4 aule che ci erano state concesse in comodato d'uso dall'Istituto Comprensivo Alfano Quasimodo. È scaduta la convenzione e l'Istituto Comprensivo non ha dato disponibilità a riconcedere gli spazi.
E l'ente provincia ovviamente ha restituito gli spazi all'ente proprietario. Ecco, che avrebbe preferito che si fosse trovata un'intesa con l'istituto comprensivo che è vicino e che già aveva ospitato, nel frattempo alla ricerca di nuovi spazi con una ricognizione come quella di questa mattina al centro sociale, solo un'ipotesi che si sta percorrendo. Un'ipotesi che però è tutta da verificare, perché ovviamente gli spazi disponibili sono quelli della sala teatro e delle due sale maggiori, e che comunque non risolvono il problema delle quattro aule che abbiamo perso. E noi abbiamo classi con 30 studenti e abbiamo un problema reale, che è quello dato dai carrozzati. Ragazzi che hanno necessità di essere allocati in aule al primo piano, al piano terra. E devo dire che l'ente provincia sta facendo tutti gli sforzi possibili insieme all'ente comune per individuare spazi che possano consentire alla scuola di aprire in maniera ordinaria il 14 settembre. Altre ipotesi a parte il centro sociale, abbiamo sentito che il vescovo pure ha messo a disposizione gli spazi delle chiese, ecco, la sua scuola sta cercando anche altrove. Sì, abbiamo chiesto ai parroci delle parrocchie limitrofe che hanno dato disponibilità in subordine però alle attività pastorali, nel senso che loro sono in attesa di sapere ci saranno doppi turni per i bambini delle scuole elementari, perché in questo caso loro poi le attività catechetiche pomeridiane le sposterebbero al mattino e quindi non potrebbero darci quegli spazi. Siamo in affanno, in corsa tutti, perché il problema degli spazi non è solo evidentemente dell'Alfano Primo, ma è di tutte le scuole della città, e stiamo cercando tutti di organizzare e di verificare, e quello di stamattina appunto è un sopralluogo per capire quanti e in che modo potrebbero venire qui al centro sociale, ma ovviamente questa è poi una questione che riguarda gli enti, e noi abbiamo fatto solo un sopralluogo tecnico per verificare la possibilità concreta, però è chiaro che qui parliamo soltanto di tre spazi, quindi comunque non risolveremmo il problema dell'Alfano Primo in questo momento. Ancora qualche istante di pubblicità, a tra poco per la terza ed ultima parte del TG Estate di Cilento Channel. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via NT1 Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Grif delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno.
Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e i rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Immaginate un giorno che avete tutti pari diritti. Ma perché dobbiamo essere scemi? La gente aspetta risposte. A me la mano me la faccio tagliare, io la alzo solo per cose positive. L'uguaglianza qua dentro, io sono consigliere comunale, consigliere della gente. Sono un consigliere del popolo. Io faccio politica per passione, non vi piace. Non vi piace. Parliamo di cambiamento, di novità, di guardare avanti, di posti di lavoro. È una vergogna, la sanità è politicizzata, la presa per i fondelli che noi dobbiamo subire ogni giorno. Questi qua non vogliono parlare, lo so che sono una folle, ma non me ne vado. Il mio impegno è costante da 20 anni, sempre dalla parte dei cittadini e dei più deboli. Le mie priorità sono sanità, legalità e lavoro. Su questo ci metterò l'onestà, la passione, il cuore. Elezioni regionali 2020. Per la Lega scrivi Botticchio. Sono Aurelio Tommasetti, professore di economia aziendale e già rettore della nostra Università di Salerno dal 2013 al 2019 e mi candido come capolista per la Lega al Consiglio regionale. Nei prossimi 5 anni promuoverò la politica del merito per liberare la regione da mancanza di lavoro, mala sanità, mafie, morti per inquinamento, migrazione irregolare. Il 20 e 21 settembre in tutti i 158 comuni della provincia di Salerno sulla scheda verde barra il simbolo della Lega e scrivi Tommasetti per una campagna migliore. Ciao, solo pochi secondi per farti sapere che sarò candidato alle prossime regionali che si terranno il 20 e il 21 settembre nella lista di Forza Italia. Sarà una campagna elettorale strana, senza incontri e soprattutto senza strette di mano, strana come i giorni che stiamo vivendo. E per questo mi rivolgo a te che mi conosci e conosci l'impegno e la passione che metto nelle cose che faccio tutti i giorni. Per questo ti chiedo di sostenermi in questa nuova sfida importantissima. Conto sul tuo aiuto. Ho fondato la mia vita sui valori e sull'onestà. Fin da bambina ho imparato a farcela da sola, conoscendo il sacrificio. Vengo da una famiglia semplice e numerosa. E per le donne era tutto più difficile. Oggi, con orgoglio, posso dire che ce l'ho fatta. Sono una mamma, sono una moglie. Faccio il lavoro che sognavo di fare, il medico. E con lo stesso spirito ed entusiasmo che faccio la politica. Perché il diritto alla salute, la dignità del lavoro, il benessere della gente, la voce della gente, diventino una priorità per tutti. Elezioni regionali Campania 2020. Scegli Italia Viva. Scrivi Serra. Thank you.
Terza ed ultima parte del TG Estate di Cilento Channel. Il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Tommaso Pellegrino, traccia il bilancio sulla stagione estiva in corso, una stagione positiva, dichiara. Sentiamo l'intervista. Si ritiene soddisfatto per la presenza e la partecipazione di turisti sul territorio cilentano e valdianese dell'area parco il presidente Tommaso Pellegrino, nonostante le problematiche legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato visto dalle famiglie come territorio bello e sicuro per vivere qualche giornata spensierata. Ma quest'estate abbiamo avuto una partecipazione, stiamo avendo una partecipazione molto molto importante, stiamo avendo quel turismo di prossimità che quest'anno oggi è cambiato radicalmente un po' rispetto agli anni precedenti. Negli anni precedenti c'era un tipo di turismo diverso, oggi c'è più un turismo di prossimità in seguito chiaramente a quello che è successo all'emergenza Covid-19, e devo dire che quest'anno abbiamo avuto veramente anche dei record di partecipazione in alcuni casi che hanno portato tanti turisti a visitare il nostro Cilento, il nostro Vallo di Diano e gli Alburni. Quindi da questo punto di vista la partecipazione, la frequenza del territorio c'è stata. È ovvio ed è chiaro che dobbiamo fare sempre uno sforzo maggiore per realizzare servizi di qualità, per capire che il nostro deve essere sempre più un turismo di qualità, per capire che dobbiamo sviluppare e puntare sempre di più su quel turismo di settore, su quel turismo esperienziale che rappresenta la vera grande anima e forza di un territorio come il Parco Nazionale del Cilento, Valle dell'Alburni. Ecco, questi a mio avviso sono il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Io sono molto ottimista perché devo dire veramente oggi il territorio del Parco Nazionale del Cilento Valle dell'Alburni è stato visto veramente da tutti come il luogo dove trascorrere qualche giorno di serenità, un luogo bello ma anche sicuro dove poter portare la propria famiglia e vivere in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, vivere chiaramente qualche giornata un po' più spensierata. Ed ora ci occupiamo di ambiente. Fonderie Pisano, il ministro Costa si costituisce con il comitato Salute e Vite, dunque mantiene la promessa. Sentiamo. Il ministro Sergio Costa mantiene gli impegni assunti ed ancora una volta sostiene il Comitato Salute e Vita di Salerno, che da anni conduce la sua battaglia contro l'inquinamento delle fonderie Pisano a difesa del territorio e dell'intera valle dell'Irno. Ad Ascea, nel corso di un incontro con il presidente del comitato Lorenzo Forte per discutere delle fonderie di Via De Greci a Fratte, mantenendo le promesse, Costa ha annunciato che si è costituito come Ministero dell'Ambiente a sostegno delle tesi dell'associazione nel procedimento impugnativo dell'AIA, concessa ai Pisano dalla Regione Campania, ha detto del comitato, illegittima. L'8 settembre è fissata l'udienza al TAR ed accanto all'avvocato Lanocita ci sarà l'Avvocatura dello Stato, che sosterrà le tesi del comitato affinché l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, venga annullata. Sabato abbiamo incontrato il ministro Costa ad Ascea per discutere delle fonderie Pisano, e soprattutto ci ha portato a un'altra buona notizia, mantenendo le promesse che avevamo preso con lui in un collegamento Zoom qualche settimana fa. Si è costituito come Ministero dell'Ambiente a sostegno delle tesi dell'Associazione Salute e Vita nel procedimento di impugnativa della nuova AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, concessa ai Pisano il 20 luglio in pieno lockdown, lo sottolineiamo, dalla Regione Campania, un'AIA che secondo noi, ma anche secondo quindi il Ministero dell'Ambiente, è un'AIA piena di illegittimità, concessa in maniera illegittima dalla Regione. Pertanto l'8 settembre, accanto al nostro avvocato Franco Massimo Lanocita, ci sarà l'Avvocatura dello Stato che sosterrà le tesi del Comitato per chiedere che quell'AIA venga annullata, perché è un'AIA che non ha l'autorizzazione, non ha la VIA, la valutazione di impatto ambientale, è un'AIA che non ha avuto da parte dell'ARPAC e dell'ASL nessuna prescrizione importante, è un'AIA che sembra l'ennesimo comportamento scellerato da parte della Regione Campania, che da una parte in pieno lockdown concede l'AIA, dall'altra invece nasconde lo studio SPES sulla salute dei cittadini. Lo ribadiamo, anche il Ministro, dopo aver annunciato solo con le parole che
la Regione Campania non faceva nulla per fermare il mostro di Fratte, oggi fa un altro atto importante, si schiera con un atto concreto l'8 settembre accanto alla vita, alla salute, ai cittadini. E con questo servizio andiamo a chiudere l'edizione di oggi. Grazie come sempre per essere stati con noi. L'appuntamento con la nostra informazione, dunque con il TG Estate di Cilento Channel, è rinnovato ad una prossima edizione. Arrivederci. Venite con me, oggi vi porto in uno dei luoghi più belli del mondo. Siamo in Cilento, terra di miti e di bellezza, sintesi di storia, di suggestione e di magia. Torri saracene, castelli, fiumi e cascate, piccoli borghi, ma anche spiagge soffici e dorate. Un mare cristallino, un luogo denso di fascino e di mistero, ideale per rilassarsi, per fare sport, per ricaricarsi di energia positiva. Dalle vette inesplorate alla costa selvaggia, maestosa con un mare da sogno. Sono centinaia le cose che si possono vedere, ma l'importante è non farsi prendere dalla fretta. Non farsi mordere dall'ansia di vedere tutto subito. Qui il turismo è un'altra cosa, è un viaggio nel senso più autentico del termine. È la scoperta dei luoghi, è immersione nei luoghi stessi, è procedere su un sentiero ma anche entrare dentro se stessi. È capire che dietro una montagna o un paese c'è un mondo che sono come tesori nascosti, che per essere colti hanno bisogno che venga dedicato loro tempo e passione. Il rischio però, questo va detto, è di lasciar per sempre un pezzo di cuore in questa terra. Ciao ragazzi, un saluto dal vostro 100% Brumotti, a bombazza! Cilento, l'eternità in un momento.